abbiamo indetto questa assemblea su sollecitazione degli stessi lavoratori precari perché riteniamo che sia indispensabile, così come abbiamo scritto nella nota in cui abbiamo convocato indetto questa assemblea, sia necessario sensibilizzare la cittadinanza, ma non solo la cittadinanza, anche la deputazione che diciamo, esprime questo territorio, perché questo problema è un problema che affligge principalmente la nostra provincia. Io voglio dare questo dato. Ormai gli enti in dissesto che devono ancora stabilizzare questi lavoratori, che come ha detto il collega della CGIL hanno come termine ultimo il 31/12/2023, sono 900 complessivamente in Sicilia e di questi 400 sono nella provincia Agrigento e di questi 240 circa sono lavoratori del comune di Favara. Un comune che dal 1º gennaio rischierebbe di avere ad esempio un comando di polizia municipale con solo 3 unità, meglio 4, compreso il comandante, che a brevissimo andrà in pensione. Quindi non riuscirà a garantire più nessun servizio. Ci sono due enormi muri da dover superare. Da un lato, come ha detto il collega, la Madia, che dà la possibilità di utilizzare il secondo comma dell'articolo 20, che consente appunto la stabilizzazione di questi precari senza accedere all'esterno, e quindi da gennaio in poi non potrebbero più fare la stabilizzazione di questi lavoratori. Dall'altro, il fatto è comunque il TUEL, che è una norma, è un decreto legislativo, una norma nazionale, non consente, nonostante la neutralità della spesa, di poter fare nessun tipo di assunzione senza la preventiva approvazione del bilancio. Di queste i sindacati possono fare leggi, noi le abbiamo segnalato ad ogni livello, noi con le nostre segreterie regionali stiamo provando in ogni modo le strade per poter trovare una soluzione anche ponte, per poter ovviare, ma è necessario un intervento normativo a livello nazionale. Per questo motivo vorremmo sensibilizzare con una mobilitazione civile tutta la cittadinanza di Favara e della provincia di Agrigento affinché chi di dovere prenda reale consapevolezza dell'urgenza di emettere quei provvedimenti urgenti per poter porre fine definitiva alla questione. Ovviamente un monito va fatto anche all'amministrazione che comunque è ferma al bilancio del 2020, avendo ancora da approvare il 21 e conseguentemente il 2022. Quindi da questo punto di vista siamo moderatamente fiduciosi che questo appello possa essere accolto. Noi come CGIL oggi siamo presenti qui a questa assemblea organizzata assieme alle altre organizzazioni sindacali per dare il nostro sostegno ai lavoratori del comune di Favara, circa 248 persone, che da tempo chiedono la stabilizzazione del loro contratto di lavoro. È una situazione incresciosa perché assieme ad altri due comuni della provincia non c'è la possibilità in questo momento di uscire da questo tunnel. La legge Madia prevede una proroga fino al 31/12/2023 come la stessa regione siciliana. Per cui siamo qui oggi a chiedere una modifica del comma 2 della legge Madia che desse anche loro la possibilità di una proroga fino al 31/12/2026 come previsto per gli enti di ricerca. Ma lo stesso chiediamo alla Regione Siciliana di poter fare una deroga già alla legge che dà la possibilità di stabilizzare i precari per far sì che gli atti propedeutici che ad oggi non sono approvati vengano, diciamo, derogati e quindi venga data la possibilità ai lavoratori di essere stabilizzati. Allora, oggi noi abbiamo un problema serio da affrontare, che è la stabilizzazione dei lavoratori in provincia di tre comuni, tra cui Favara, dove oggi siamo presenti, che i lavoratori ci hanno chiesto di fare questa assemblea per sensibilizzare i cittadini e anche la politica locale. E nello stesso tempo noi, per andare a superare lo scoglio, chiediamo di che venga modificata la legge Madia al comma 2 all'articolo 20 e una proroga regionale, anche perché bisogna dare una giusta dignità a questi lavoratori che da una vita che lavorano da precari, sono quasi prossimi alla pensione e andranno in pensione con una pensione che nemmeno arriva alla pensione sociale. E l'altro problema è anche i servizi resi ai cittadini come servizi essenziali. Quindi noi
fra il 31 dicembre scade la proroga della Madia, la legge Madia, e quindi ci ritroveremo con i comuni che non possono nemmeno offrire ai cittadini i servizi essenziali.